siamo convinti che la scuola debba tornare al centro delle politiche pubbliche e per farlo occorre innanzitutto rovesciare la priorità sul terreno degli investimenti. Abbiamo bisogno di mettere a bilancio con spesa corrente, non una tantum come accade col PNRR, almeno 15 miliardi di euro, perché la spesa italiana sul settore dell'istruzione si avvicina alla media europea, alla media dei paesi più avanzati che sono al 6% del PIL di investimento su questo settore. Pensiamo che l'istruzione dalla culla all'università debba essere gratuita e pensiamo che sia possibile farlo, tanto per cominciare magari evitando di investire il 2% del PIL in spesa militare, sono appunto 13 miliardi di euro in più all'anno. Risorse che invece vanno messe sulla scuola, per potenziarne la sua capacità educativa, vanno messe nel tempo scuola, nel tempo pieno, vanno messe sul salario e sullo stipendio di docenti che in Italia sono pagati in modo vergognosamente basso, pur svolgendo una funzione fondamentale sul piano educativo, culturale e sociale, ma anche sul piano della costruzione di un paese più in grado di stare nel mondo anche dal punto di vista della sua competitività. La Lega non cambia idea, al primo posto c'è la stabilizzazione del personale precario della scuola. Ogni anno 200.000 insegnanti reggono il nostro sistema nazionale di istruzione. Lo Stato li reputa idonei a tempo determinato, deve reputarli idonei anche a tempo indeterminato. Con una procedura abilitante che duri un anno, con formazione obbligatoria, con una valutazione finale ma orale, perché a me da padre più che da sottosegretario interessa avere in cattedra non un campione di nozionismo ma qualcuno che sia in grado di trasmetterlo e sapere. L'adeguamento stipendiale degli insegnanti con la restituzione degli scatti stipendiali tolti da Enrico Letta nel 2013 è una cosa più importante di tutte, didattica sempre in presenza. Dopo 2 anni di deprivazione culturale, mamma e papà, ma soprattutto figli e figli nostri, non ne possono più di didattica a distanza. Oggi l'incontro con le forze sindacali è stato particolarmente utile per mettere a fuoco e per presentare quelle che sono le nostre proposte, a cominciare dal tema urgente del rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da troppo tempo e ancora fermo all'Aran, con un giusto riconoscimento ai docenti di quelli che sono gli aumenti retributivi che spettano loro. E a fianco a questo il tema più generale da realizzare al governo dell'aumento e dell'allineamento degli stipendi docenti alla media europea. Sono due temi che ci stanno particolarmente a cuore per mettere davvero la scuola al centro degli interventi del governo, al centro del nostro paese. Sicuramente ripartiamo da dove abbiamo iniziato e abbiamo chiuso questa legislatura, quindi partiamo dai 10 miliardi di euro che sono stati stanziati e dai 19 che sono stati confermati nel PNRR dal governo Conte, che anche nel governo Draghi sono stati confermati per la scuola. Lavoriamo per dare più spazi, più docenze e quindi conseguenzialmente più concorsi, ma nello stesso tempo un adeguamento stipendiale che diventa oggi necessario per gli dirigenti scolastici, ma nello stesso tempo per i docenti. Bisogna valorizzare di più il personale ATA oggi, che purtroppo ancora non è adeguatamente valorizzato né stabilizzato, con incremento stipendiale, ma nello stesso tempo bisogna cercare di prorogare oggi, questa è l'emergenza, l'organico Covid docenti e ATA per i nostri studenti. Sicuramente c'è l'eliminazione della più grande piaga che ha la nostra scuola, che è quella del precariato, che veramente incide molto sul nostro sistema educativo, ogni anno alle prese con tantissime cattedre vacanti e non si può garantire quella che è la continuità didattica. Oltre intervento è quello di eliminare gli sprechi e quindi l'eliminazione degli invalsi e l'eliminazione di questo carrozzone che ci costa 1.800.000 euro e passa dell'alta formazione per 12 persone. Vogliamo una formazione vista come un investimento e non come un onere che ricade sui docenti e una formazione che si
che viene fatta con i tagli delle cattedre. Questi sono i punti importantissimi, oltre quello giustamente dell'adeguamento dello stipendio. Il contratto bisogna farlo adesso, non bisogna aspettare neanche più un giorno, i soldi ci sono, sono stati stanziati nel MOF 300 milioni di euro dall'ultima legge di bilancio, bisogna semplicemente che il ministro faccia un intervento immediato.